Napoli-Roma, parcheggiatori abusivi e rimosse, maxi intervento della polizia. Quella che doveva essere una divertente serata di calcio si è trasformata a Napoli in una carneficina per il necessario intervento delle forze dell'ordine per assicurare l'ordine pubblico e lo scorrimento del traffico intorno allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri 29 gennaio, prima dell'incontro tra Napoli e Roma, l'inciviltà ha costretto al duro lavoro gli agenti in servizio. Gesto folle, ragazzo sfreccia a 301 km all'ora sull'autofiori filmandosi sorpresina a fine partita, uno scenario visto e rivisto. Cattive abitudini e vizi a cui ieri, a poche ore dal fischio d'inizio del match tra Napoli e Roma allo stadio Maradona. Gli agenti del commissariato San Paolo, durante i controlli nei pressi dell'impianto per permettere il regolare flusso del traffico, hanno deciso di dare un taglio. La polizia municipale ha così cercato di contrastare il terribile fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sanzionandone ben 10 in tutta l'area e rimuovendo 46 automobili lasciate in sosta vietata da numerosi tifosi diretti allo stadio per assistere alla sfida di Serie A. Il bilancio complessivo delle forze dell'ordine, ottenuto al termine della serata, è di 52 violazioni del codice stradale. Belen blocca il traffico con la sua auto, ma non sembra preoccuparsene.